Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite un giovane cantautore. LC, allora questa prima cosa, la prima domanda che ci sorge spontanea è se dovessi descrivere chi è LC, ma soprattutto perché LC? Allora, innanzitutto voglio ringraziare voi, grazie per l'invito, sono davvero contento di essere qui. Allora, chi è LC? Diciamo che questa è una domanda abbastanza difficile, proverò a rispondervi. LC è sempre stato un ragazzo semplice, poiché lo è tuttora, però io lo definirei meglio con tre aggettivi in particolare. Lo definirei come sensibile, come sognatore, ma soprattutto come speranzoso. Quindi lo descriverei così. LC, diciamo che ha una storia non molto poetica alle spalle, anzi, è una storia molto simpatica e molto semplice. Io ho un cognome che potrebbe essere identificato anche come nome, perché Corrado, Luigi, quindi quando andavo a scuola e frequentavo il liceo, chi mi chiamava Corrado, chi mi chiamava Luigi, alcuni mi chiamavano addirittura Luca, quindi è stata una storia abbastanza complessa anche questo. Quindi da lì decisi di utilizzare il nome d'arte LC. E diciamo che lo utilizzo anche come nome tra i compagni, tra la famiglia, così ci distinguiamo meglio, anche perché nella mia famiglia ci sono tanti Luigi e tanti Corrado, quindi solo per questo. E a questo punto parliamo intanto del disco che hai presentato, riflessi come nasce questo singolo, da cosa trae ispirazione, anche perché poi è il secondo di quest'anno. Sì, diciamo che Riflessi nasce in un periodo abbastanza particolare della mia vita, e parliamo del 2022, e purtroppo in quell'anno è venuta a mancare mia nonna, quindi fui sopraffatto da dei sentimenti abbastanza negativi, un po' malinconici, e sono stati proprio quelli a incentivarmi a voler incidere in musica i sentimenti che provavo in quel momento. Per lo più diciamo che mi hanno trasportato in un episodio in particolare, che appunto poi diventa Riflessi, che successe anni addietro. Quindi più che una situazione sentimentale la voglio definire un'illusione sentimentale, quindi Riflessi parla proprio di questo, di un'illusione sentimentale. E poi in realtà questo anticipa, apparente, è il successivo a Venere, che poi è un altro brano che è un pochino, sono due stili diversi perché non solo parli di argomenti comunque un po' distanti e nello stesso tempo vicini, ma sono due modi di vivere la musica in modo diverso. Sì, diciamo che io sono una persona a cui piace molto variare sugli strumenti, sulla musica, quindi in questo caso noi ci siamo messi in gioco non distaccandoci tanto dall'argomento in sé per sé, perché comunque si parla sempre di amore, insomma, quindi è un argomento a noi comune, solo che sono molto più legato a Riflessi, poiché è una questione più intima, più personale, soprattutto più. Non so, non saprei neanche come definirla, più nostalgica, più malinconica, ecco, mi rappresenta molto di più. Nella realizzazione dei testi preferisci essere molto longevo con le parole oppure preferisci più essere un po' più sintetico come nell'inglese dove il testo è un po' più mirato? Guarda, io credo che, come hai detto tu, il testo più mirato, quindi la semplicità del testo sia una cosa fondamentale per me, poiché il messaggio diretto è sempre quello che va avanti. Quindi io all'interno del mio brano, dei miei brani, voglio sempre mandare un messaggio diretto che possa essere un punto d'appiglio, magari un punto di speranza per far capire alla persona che sta ascoltando che magari siamo abbastanza simili su tanti aspetti, ecco. Quindi credo che i miei testi siano abbastanza semplici da poter essere capiti. Più, cioè, nasce prima la canzone, la musica, un beat, un riff, oppure nasce prima le parole, oppure possiamo dire che accidentalmente prendono vita insieme. Allora, io principalmente mi baso sugli attimi, nel senso che mi viene tutto un po' spontaneo. Può venirmi un flash di un beat, come può venirmi un flash di una frase. Difatti, Riflessi è nata con l'immagine dello specchio, che poi mi ha riportato a quel famigerato episodio. Invece Venere è nata da una frase in particolare, ecco. Quindi non mi baso su una sola cosa per poter creare un brano. Mi baso un po' sullo stato d'animo, sugli attimi.
Invece, qual è stata la prima sensazione che hai provato quando in cui hai visto le facce di chi ha ascoltato per la prima volta il brano? In questo caso parliamo di riflessi, ma anche dell'altro. Qual è stata la tua sensazione vedendo, più che ascoltare le loro parole, è stato vedere i loro visi, i loro occhi? Sì, diciamo che è stata una grande emozione per una persona in particolare. Io credo che il vero complimento non sia avere la bella voce quando, insomma, no, finisci di cantare, arrivano vicino a te e ti fanno: "Ah, ma tu sei bravo, hai una bella voce". Io credo che il complimento più bello sia quando una persona si avvicina a te, ti guarda negli occhi e dice: "Io non mi sento più solo, sola, e ti ho capito". Ed è stato proprio questo il complimento più bello, secondo me, che ho ricevuto. Che purtroppo una persona ha perso una persona cara. Molti anni fa, è venuta vicino a me e ha detto: "Io in questa canzone lo ritrovo ancora". Quindi sono stato veramente grato di aver fatto riflessi e sono stato grato soprattutto di aver aiutato una persona nel momento del bisogno. Hai suonato dal vivo, non parliamo di riflessi, ma anche l'altro brano, l'hai portato dal vivo sul Certo, palco? assolutamente. Ho avuto l'onore anche di portarlo ai casting di X Factor e Amici, quindi sono anche con. Mi dice grato per questo, quindi sì, ho portato anche l'altro brano. E allora a questo punto, qual è stata la sensazione che hai provato vedendo le facce e trovandoti in quell'ambiente? Perché quello è un ambiente, diciamo, quasi asettico, dove si Certo. vive tante cose e tante emozioni. Qual è stata la tua sensazione quando veramente ti sei trovato davanti a quei giudici e comunque hai dovuto dimostrare che ciò che sai fare? Beh, diciamo che non è stato molto difficile, perché io credo che quando una persona canta, soprattutto un proprio brano, a differenza di una cover, ci si immedesima un pochettino in quelle emozioni che si hanno quando lo si è, oppure quando è stato scritto, diciamo, ecco. Quindi quando ho cantato, per esempio, Riflessi, mi sono sentito un po' nostalgico e sono, diciamo, un po' sparito dall'ambiente in cui mi trovavo, quindi per me non era come se stessi davanti ai giudici di Amici o di X Factor, ma come se stessi nel mio mondo a pensare alla stessa sensazione di quando ho scritto effettivamente il brano. È abbastanza complesso da spiegare, però è questo, ecco. Secondo te possono essere utili per un giovane, visto che ci sono ormai tante piattaforme, tanti modi per conoscere la musica, che però ci trovi tanti brani, tante migliaia di brani, che rischi poi di essere un puntino, una goccia in un mare di tanta musica. Secondo te può funzionare ancora quel sistema oppure andrà a cambiare ancora? Beh, sicuramente andrà a cambiare ancora. Però per il fatto del puntino, diciamo che è un mio pensiero, nel senso che sicuramente siamo tutti dei puntini, però il fatto del cercare un brano, perché io credo che ognuno di noi ha una storia da raccontare, ecco, quindi quando mi ritrovo davanti a tante canzoni, anche di ragazzi emergenti che ho avuto anche il piacere di ascoltare, mi raccontano una storia, quindi sono onorato di ascoltarla. E io credo che l'importanza non sia nemmeno nell'essere un puntino non, ma la soddisfazione di aver rappresentato al meglio le emozioni stesse all'interno di un brano, credo che sia questa la cosa più bella, ecco. Quindi, anche se comunque i social e i talent, visto che parliamo anche di talent, possono mandare un messaggio abbastanza differente in base alle persone che l'ascoltano, perché ognuno poi lo interpreta un pochettino a modo proprio. Quindi sicuramente poi cambierà anche questo metodo. E la domanda a questo punto, una delle più frequenti che viene fatta, c'è qualche artista a cui ti sei ispirato o comunque hai saputo far tuo e adattarlo alle tue caratteristiche di qualche artista? Sì, diciamo che il mio punto di ispirazione è sempre stata LP, una cantante italo-americana. Difatti è stata proprio lei la prima a chiamarmi con il nome d'arte LC e da lì è rimasto. Io credo che ognuno di noi ha una propria caratteristica, quindi, ed è quello poi il bello dell'artista. Anche se abbiamo comunque un punto d'appoggio, quindi un mentore, lo definirei così, però poi lo stile e il carattere del personaggio viene tutto dopo. Suoni la tastiera, suoni il pianoforte, ma anche la chitarra? Sì, suono anche la chitarra, diciamo che ho le strimpello un pochettino, perché comunque mio padre suonava in giro prima, quindi faceva piano bar, suonava la tastiera, iniziava a suonare la chitarra, quindi io, curioso, ho iniziato un pochettino a metterci mano, ecco, però non mi sono mai soffermato più di tanto. C'è differenza l'utilizzo dei due strumenti per la realizzazione dei brani?
Beh, assolutamente, sicuramente bisogna avere una tecnica differente, bisogna avere delle conoscenze differenti, perché alla fine bisogna anche tener conto che molte persone che magari vedono un artista, vedono un cantante oppure un musicista, lo definiscono come una persona che fa un hobby, però in realtà non è così. C'è tanto studio dietro, tanta passione, tanto tempo, quindi sì, sicuramente c'è tanto. A questo punto, progetti futuri, oltre che andare a promuovere questo singolo, ci saranno la prospettiva per fare un EP, un LP? Bah, guarda, io in realtà stavo puntando ad un album dove magari posso racchiudere tutti questi pensieri, perché poi c'è una frase in particolare che mi piace di riflessi, che è bastasse solo una canzone. Io credo che non basta solo una canzone per poter esprimere quello che si sente all'interno delle parole, quindi mi auguro questo, mi auguro di riuscire a creare un album dove poi sono racchiusi tutti i miei pensieri e tanti tanti pezzi. A questo punto noi ti ringraziamo, ci diamo appuntamento Io ringrazio voi. per l'uscita dei prossimi brani e ti seguiremo. A questo punto ci mancano due cose fondamentali: gli indirizzi dove poterti raggiungere e poter acquistare il tuo singolo e i saluti finali. Beh, diciamo che potete cercarmi ovunque, basta che mettete in questo caso LC, che è il mio nome d'arte, e Riflessi anche su Spotify, e lì trovate anche tutti i link per i vari social come Instagram, Facebook e tanto altro. Per quanto riguarda i saluti, io vi ringrazio ancora, sono davvero contento di aver parlato qui con voi. Io vi mando un forte abbraccio e mi raccomando, continuate ad ascoltare Riflessi. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata,